parto dalle quinte oggi. Va bene ragazzi, un minuto d'attenzione che Antonio ci indica per bene. Auguri Andrea. Il suo percorso. Mi fa piacere festeggiare oggi per me è un giorno importante, cioè nel senso sono 6 anni che ho aperto la prima attività, che era il corso dei padri, era la TAC. Adesso qui stiamo continuando alla grande, poi si presenta. Bravo! Vabbè, mi fa piacere che è venuto Antonio oggi a rispondere, che è un grande amico, una persona molto umile, Stasera in veste di pittore, non di fotografo. Quindi mi fa piacere che siete tutti presenti così come state. Adesso facciamo parlare Antonio e poi stappiamo 18 bottiglie di prosecco. Ringrazio innanzitutto Daniele e Marianna per avermi dato questa opportunità di vincere qui, di organizzare questa estemporanea. È la prima volta che porto dei quadri da qualche parte che realizzo una mostra. Quindi questa cosa mi piace, mi fa piacere. Appunto ringrazio Daniele e Marianna. Ho sempre dipinto, molte persone mi chiedono come mai dipingi, perché c'è un motivo particolare. Alcuni magari rispondono, io dipingo perché cerco qualcosa di interiore, altri magari possono dare qualsiasi altra risposta. Io no, ho sempre dipinto, fin da quando ho iniziato a muovere i primi passi. Per me è una cosa del tutto naturale. Magari inizialmente, quando ero un po' più piccolo, volevo adattarmi a qualcosa di surreale, che poi in realtà non era nemmeno surreale, perché vabbè, i bambini hanno una fantasia tutta loro, quindi cercavo di approcciarmi verso l'astrattismo, diciamo così. Però negli ultimi anni ho capito che non era quella la mia strada. Preferisco molto di più il realismo, infatti adoro Caravaggio, quindi cerco di... lui è il mio grande ispiratore, fonte di... Scusate, sono un tantino emozionato. Stasera ho realizzato questo quadro perché amo il mare, soprattutto i tramonti, quindi ho pensato di mirare appunto il mare col tramonto, con la sirena, perché ultimamente mi sto approcciando al fantasy, va, diciamo così. Infatti sia quella ragazza sull'altalena che quel nudo, nudo artistico, comunque richiamano qualcosa di fantasy. E la sirena appunto più fantasy di sicuro che non c'è. Noi abbiamo notato proprio una contrapposizione, cioè abbiamo un Gesù che comunque ha uno sguardo di compassione con un drappeggio molto evidente, e poi abbiamo comunque tutta un'altra cosa, poi abbiamo un macro, abbiamo una cosa floreale, abbiamo... quindi comunque tu spazi completamente verso una qualsiasi cosa, quindi si dice sempre che l'artista prima di arrivare ad un punto definitivo deve prima sperimentare, quindi deve capire bene dove deve arrivare, quindi deve sperimentare tutto, l'affermativo, all'astrazione, al surreale, e poi magari si sceglie una propria strada e cerca di seguirla. Quindi da quello che abbiamo capito, comunque a te piace molto il surreale, addirittura in molti quadri, tipo quella che ti è piaciuta, ti sembra quasi che lei non ci volesse partecipare alla scena. Sì, perché comunque non mi piace realizzare le solite figure dove uno magari guarda, si è bello, è finito lì. Invece no, cerco sempre di creare una sensazione, qualcosa che magari lo spettatore guarda e deve dare magari lui un'interpretazione
tutta sua all'opera, oppure magari in quest'altro quadro dove inizialmente volevo farla completamente nuda, però non avrebbe reso la stessa cosa. Infatti così magari stuzzica la fantasia per lo spettatore. Poi vabbè, ci sono i gigli, cosa diciamo quasi astratta secondo i miei punti di vista. E questo Cristo che l'ho realizzato in tempo di Quaresima, che secondo me, magari per chi crede e chi non crede, si avvicina benissimo a chiunque, perché tutti quanti passiamo dei momenti difficili, però comunque il volto non è afflitto, cioè si nota, almeno per quanto riguarda me, per come l'ho realizzato, una certa, diciamo, pace, tranquillità, nel senso che questi momenti brutti che noi appunto affrontiamo comunque col tempo passeranno e quindi restano solo le cicatrici e basta. E ha realizzato quest'opera e andrà ad uno di voi, fortunato. Siamo a Lone. Quindi se voi volete io partire. A Mirko. Dai, facciamo l'estrazione.